evidentemente non c'è, che il counseling non abbia così detto che si riferisce negli aspetti superficiali. Però guardate bene, quando si pratica il counseling, la psicoterapia ha una qualsiasi relazione di aiuto, anche a livello non professionale, spesso si ha a che fare con persone in crisi profonda, una crisi proprio di tipo esistenziale. Capita, e alla fine quando una crisi va a chiedere aiuto e può andare anche al counseling. Persone proprio in crisi di tipo esistenziale, che significa? Quelli che si chiedono proprio a che senso ha la mia vita, che ci sto a fare nel mondo, proprio che mettono in gioco, in dubbio proprio la loro esistenza, non riescono più a trovare un senso, proprio una motivazione, una risposta a quella loro crisi esistenziale. Magari c'è in determinati periodi della vita, ma può essere successo anche a voi, a qualcuno di voi, o ho avuto a che fare magari con qualcuno in una fase della sua vita in questa grave crisi esistenziale. E in questo può capitare anche in una relazione d'aiuto, una persona in grave crisi di tipo esistenziale. E non riescono a trovare, cioè, una risposta a queste loro domande, alla loro crisi esistenziale, sono bloccati da soli, non riescono ad uscirne. Perché? Per un autoripiegamento su se stessi, cioè sulla crisi. Loro sono ripiegati su se stessi, cioè non riescono ad uscirne da soli, perché non riescono a fare altro che piangersi addosso, diciamo qualche altra volta, no? Quindi lamenti. Il counseling, secondo l'approccio, poi con la diapositiva, l'approccio che qui stiamo considerando, l'approccio umanistico esistenziale, questo esistenziale, l'approccio umanistico esistenziale di Rogers, deve riuscire a determinare in queste persone che cosa? Un aumento della capacità di ricerca di nuovi significati, nuove prospettive di senso della propria vita. Il counseling, secondo l'approccio umanistico esistenziale, che deve riuscire a determinare in queste persone la capacità, la propria capacità, perché lui stesso che deve trovare in se stesso nuovi significati, cioè un senso alla propria vita, nuovi nel senso di nuovi per lui, che sono già dentro di lui, ma che deve scoprire, nuove prospettive di senso, perché è tutta questione di punto di vista. Uno che è autodichiegato dalla sua crisi non vede senso, no? Perché? Perché ha una prospettiva limitata alle banalità, magari alle piccole cose. Ecco nuove prospettive che gli diano un senso. Infatti nel counseling si aiuta il cliente ad esplorare e ad ampliare, quindi esplorare dentro di sé, ma anche ad ampliare fuori di sé i significati e i valori che stanno alla base della sua esistenza. E questo è trovare un senso. Cioè, quali sono i valori che guidano l'esistenza di quella persona? Il counseling aiuta la persona a trovare, a chiarirsi e a trovare anche questo. Quindi ad esplorare e ad ampliare i significati. Perché? In modo tale che nella comprensione di un tutto più ampio, nel quale la persona è compresa, sia possibile per lui tracciare un percorso di autotrascendimento. Ecco, autotrascendimento, siamo arrivati.
sentirsi lui il centro del mondo, e girare tutto intorno a sé, no? Piangersi addosso, lamentarsi, ma uscendo fuori di sé riesca a trovare un senso, perché se rimane nel proprio egocentrismo, che senso ha se uno, no? Tutta la vita la impiega dai propri interessi, per il proprio, anche per il proprio piacere, alla fine non c'è senso. Dice, ma la vita rimane, no? Il carro, quindi, deve riuscire a far uscire da sé, da questo egoismo, egocentrismo, in modo che possa cominciare ad abituarsi a questo autotrascendimento. Come ci ha indicato Viktor Frankl, la risposta spirituale, la spiritualità, in queste situazioni di grave crisi esistenziale, può risultare una valida risposta, perché la spiritualità che, no, che fa vedere le cose da una prospettiva più ampia, più larga rispetto all'egocentrismo. Perché il soggetto, quando prende questa prospettiva di tipo spirituale, esce da una condizione di autocommiserazione, di autoripiegamento su se stesso, sulla crisi, per concentrarsi su compiti e valori da realizzare, più ampi, più, no? Di ampio respiro. E questo, se ci riesce, in questo autotrascendimento, e nell'assumere una prospettiva tipo spirituale, una persona può guardare in faccia alla morte con tranquillità. L'orrore di una violenza subita, quindi se gli è accaduto qualcosa di grave, il dolore di una malattia grave, se può ancora fare qualcosa in onore del mondo, della vita degli altri, se trova un senso anche, no, nella sua vita. Per questa ragione io ritengo che qualsiasi intervento di counseling deve tener conto del sé psicologico e anche del sé spirituale di cui ogni persona è formato. Molto spesso questo aspetto non viene considerato, né dalla stessa persona, molto spesso, il sé spirituale. Quindi deve tener conto del passato, del presente, del futuro dell'uomo, di come questa persona progetta, di come realizza i propri compiti esistenziali, che magari lui non considera proprio.